Ramos, una grande partita, forse una prestazione diciamo molto migliore rispetto al risultato che sembra abbastanza stretto, veramente un grande cuore, una grande diciamo assetto tattico della squadra in campo che ha letteralmente annichilito gli avversari. Credo che il gol, essere andato in vantaggio subito, ci ha dato grande fiducia e abbiamo giocato con più spensierati, perché quando vai sotto di due gol devi spendere il doppio delle energie per recuperare le partite, quello che è successo mercoledì col Torino. Oggi invece, dopo il gol di Paulinho, ci siamo messi bene dietro, abbiamo rischiato poco, e non prendere gol ci dà tanta fiducia per continuare su questa strada qua. Quando vieni da 5 partite di fila che prendi gol, un po' di timore ti viene sempre, però bisogna rischiare un po', perché chi non rischia non va avanti nella vita. E noi oggi abbiamo... Il italiano dice che non rischia non rosica. Rosica, anche in Brasile si dice un po' così, però non rischiare, ogni tanto bisogna rischiare qualcosa e giocare come abbiamo giocato oggi, col cuore, perché così la gente capisce che noi siamo uomini, possiamo sbagliare, però quando metti il cuore davanti a tutto credo che va oltre. E per noi è importante continuare su questa strada, a soffrire, perché c'è da soffrire parecchio. Senti, ci sta diventando un po' la bandiera della squadra, ma soprattutto anche un'arma tattica importante. Oggi ha cambiato 4-5 ruoli in campo, ti è mancato di fare il massaggiatore e poi praticamente hai fatto tutto. No, lo farei volentieri il massaggiatore. Anche se si corre un po' meno, no? Sì, corre un po' meno, quindi... No, io cerco di adattarmi, il mister mi conosce, sa che non ho problemi a cambiare ruolo. Cerco di dare il massimo, magari davanti alla difesa non ho il passo per accompagnare, per fare quel lavoro lì, però do tutto quello che ho fino a quando non ce la faccio più. Poi sono tornato in difesa e ho corso un po' meno, quindi va bene, faccio complimenti a tutti e niente, pensiamo già alla prossima, che è una partita tosta, ma niente è impossibile nella vita, quindi crediamoci sempre. Comunque anche a conferma che un Ramos Anderson in Serie A ci può stare, come ormai dicono in molti. Io sono contento di sentire queste voci, però non certo che a tutti quanti fa molto piacere ricevere i complimenti, ma io sono arrivato in Serie A a 33 anni e sono fiero di quello, perché tutto quello che ho fatto per arrivare qua, in ogni squadra che sono passato, mi ha aiutato sempre un po' per capire determinate cose, per crescere come uomo, perché il calciatore non è solo il calciatore dentro il campo, credo che siano dei fattori, e quello che fai fuori dal campo è molto importante, i sacrifici che fai fuori dal campo, alla fine i risultati li ottieni, prima o poi ti arriva, purtroppo non a tutti, però a me mi è arrivato, io spero che continui così e sono felice.